Graziella Cirilli, responsabile di tutto quello che è il sistema scolastico della Regione Marche, ma non solo il sistema scolastico istituzionale, quello che conosciamo tutti, ha anche bellissimi progetti che hanno a che fare con l'Europa. Ce ne può parlare? Sì, effettivamente noi con il Fondo Sociale Europeo siamo tra quelle regioni che fanno molti interventi a favore degli studenti. In particolare noi miriamo a innalzare la qualità del sistema educativo e lo facciamo attraverso delle azioni che sono specifiche per poi favorire anche l'inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro. Una prima cosa di cui vi voglio parlare è il progetto English for You, è un progetto molto interessante che quest'anno ha coinvolto 25 scuole con un investimento di circa 1,5 milioni l'anno per la regione e serve ai giovani per valutare le loro competenze nella lingua inglese e acquisire la certificazione, una certificazione internazionale. Il progetto è anche, diciamo, accompagnato da delle borse di studio che si svolgono in Inghilterra o in Irlanda per 3 settimane, quindi è molto gradito ai giovani. Un altro intervento che poi anche questa mattina verrà presentato è l'italiano per i ragazzi stranieri, per favorirne l'integrazione e quindi è un progetto sia per la conoscenza della lingua italiana ma anche con tante importanti misure di accompagnamento che coinvolgono le famiglie, che coinvolgono i docenti, tutti i ragazzi stranieri e non, in un processo di integrazione. Ultima cosa, novità di quest'anno, è il finanziamento di progetti di alternanza scuola-lavoro per i quarti e quinti anni delle scuole superiori e per i terzi anni, anche per i terzi anni degli istituti professionali. Sono azioni mirate a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani attraverso esperienze che devono essere almeno di 3 settimane, che normalmente vengono fatte dalle scuole, ma grazie a questo intervento saranno possibili anche in altre regioni o all'estero.